Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati, investire.biz. Alle mie spalle vedete The Houses of Parliament, il Parlamento inglese, e più in basso e i fiori che sono stati portati per la deputata Jo Cox, uccisa la settimana scorsa. Ma veniamo un pochettino ai dati fondamentali relativi a questo referendum sulla Brexit. Vi ricordiamo, si voterà giovedì 23 giugno dalle ore 7, ora inglese, alle ore 10. Poi seguirà lo spoglio e i dati, i primi polso arriveranno intorno a mezzanotte e mezza e più avanti, insomma, il dato definitivo dovrebbe arrivare intorno alle 4-5 del mattino. Io ho cercato di evidenziare quali sono i punti più interessanti rispetto all'Italia. Partirei con una cosa molto interessante che è la scheda elettorale. Ve la mostro. Questa è la scheda elettorale con un quesito estremamente semplice, cioè l'Inghilterra, meglio il Regno Unito, dovrà rimanere o meno all'interno dell'Unione Europea oppure lasciarla. Vedete, il quesito rispetto a come siamo abituati noi è estremamente semplice. Ma andiamo avanti con le particolarità. Una particolarità è legata ai media. Infatti i media non hanno un obbligo di imparzialità. Questo è molto importante perché ogni media può anche prendere posizione, a differenza di quello che avviene in Italia. E con riferimento invece ai corsi elettorali, sono tutti quanti ben stabiliti e in base a quelli che sono stati i voti presi durante le elezioni politiche. Per darvi un'idea, i conservatori hanno la possibilità di poter spendere fino a un massimo di 7 milioni di sterline e per esempio il partito UKIP, quello che fa riferimento, che di Farage, ovviamente ostile all'Unione Europea e per una Brexit, ha un budget da spendere intorno ai 4 milioni di sterline. Con questo stiamo raccogliendo tutti quelli che sono le intenzioni di voto delle persone che stiamo incontrando sulla nostra strada e ci rendiamo conto di come prevalentemente siano le persone più ricche per uno stay e le persone un po' più povere siano invece per il cambiamento, per il leave. L'impressione che abbiamo è che ci sia sostanziale parità, insomma, le forze saranno in equilibrio e ci sono molti indecisi, quindi il referendum è in bilico fino alla fine. Continueremo a darvi aggiornamenti, continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, su investire.biz. Buona giornata a tutti quanti.